È stato un 2011 altalenante per l'economia ligure. Dopo una timida crescita nel primo semestre, è arrivata la battuta d'arresto in riflesso alla crisi internazionale che continuerà a far sentire i suoi effetti per tutta la durata del 2012. Nel quadro economico della Liguria, fotografato dall'analisi della sede genovese della Banca d'Italia, il comparto delle costruzioni continua a registrare una prolungata sofferenza, male anche la cantieristica navale, segnata dalla diffusa incertezza sulle prospettive di mercato, a sostenere l'attività produttiva ai settori della metalmeccanica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Segnali positivi dalle esportazioni che registrano una crescita del 14,7% su base annua. La Liguria nel 2011 l'andamento è stato appunto diversificato tra il primo e il secondo semestre. Il primo è andato molto meglio, il secondo semestre naturalmente ha fatto registrare una battuta in arresto in linea con l'andamento economico nazionale. Per quanto riguarda le previsioni è assolutamente difficile, se non impossibile, formularle, visto che insomma, l'attuale congiuntura economica del paese è internazionale. A livello nazionale le nostre previsioni, le previsioni di Banca Italia sono per un meno 1,5% del PIL nel 2012, con prospettive di leggero miglioramento sulla fine dell'anno. Nel doppio passo dell'economia ligure, segnali di sofferenza anche per il commercio, che deve fare i conti con la diminuita capacità di spesa delle famiglie, complessi fenomeni occupazionali, mentre sul fronte dei prestiti bancari si registra un dato migliore rispetto alla media nazionale. Sul mercato occupazionale, nella media dell'anno abbiamo avuto una crescita dell'1% circa degli occupati, che però si è realizzata integralmente nel primo semestre, perché poi invece è seguito un periodo di stagnazione. E per quanto riguarda il mercato del credito, abbiamo avuto un andamento più positivo della media nazionale, nel senso che la variazione dei prestiti bancari ai residenti in Liguria, pur diminuendo progressivamente nel corso dell'anno e anche nei primi mesi del 2012, è rimasta su livelli lievemente superiori al totale nazionale. È allarme di dispersione scolastica in Liguria. Gli studenti che abbandonano gli studi in età d'obbligo sono 4.000, circa il 16% secondo quanto rilevato dall'Istat per il 2010, in aumento di 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Maglia nera agli istituti professionali, dove il rischio di dispersione arriva a toccare il 29% degli studenti. La formazione professionale è culturalmente considerata una situazione di serie B, con un straordinario errore da parte delle famiglie e da parte dei ragazzi. E questi dati ci servono per migliorare l'orientamento scolastico e formativo delle famiglie e degli studenti. Quindi in ambito di formazione professionale si concentra quella difficoltà allo studio che nasce spesso in altri corsi di studio dove probabilmente chi è andato a studiare avrebbe avuto la possibilità di scegliere prima e meglio il proprio percorso. Nonostante il dato ligure sia inferiore alla media nazionale, che vede la dispersione scolastica al 18%, la Regione annuncia che presto saranno varati strumenti per ridurre il fenomeno, dal sostegno a famiglie e studenti alla revisione delle politiche d'orientamento. Abbiamo un dato che cresce in riferimento ai processi dell'immigrazione macroeconomici su alcuni territori rispetto ad altri. Siamo sotto la media nazionale grazie alla formazione triennale professionale in obbligo scolastico. Una ricerca dell'ISPOL dice che i dati sono più bassi di quanto questa ricerca regionale, che verrà poi presentata a ottobre, ci porta. Fossero anche 3.000-4.000 solo i ragazzi che in obbligo non vanno a scuola e non completeranno i loro studi, secondo me è un numero enorme. Finché ci sarà un ragazzo solo fuori dalla scuola in età d'obbligo, il sistema avrà perso. L'accordo fra Regione Liguria, CONI e Credito Sportivo per l'erogazione di risorse a tasso agevolato destinate alla realizzazione, il completamento e la manutenzione di impianti sportivi, a disposizione un plafond di 30 milioni di euro, una collaborazione che si rinnova e che ha portato negli anni alla realizzazione di circa 200 impianti sportivi sul territorio, per un impiego complessivo pari a 40 milioni di euro.
In Liguria abbiamo tanti impianti, il nostro problema è soprattutto che sono impianti obsoleti, vecchi e che necessitano una riqualificazione, un riammodernamento. È evidente che fare anche impianti nuovi è sempre importante, però il grosso problema è insomma l'esistenza di impianti che non sono a norma, che necessitano di adeguamenti. Questa convenzione è importante perché noi con i nostri bandi, sia in conto capitale che in conto interessi, insomma finanziamo gli enti pubblici e privati che vogliono investire nello sport, ma ormai non è semplice finanziare al 100%, con questa convenzione insomma il credito sportivo interviene mutuando la parte restante, la parte mancante a tassi veramente agevolatissimi. Sono delle agevolazioni in conto interessi, quindi c'è la possibilità di accumulare dei benefici avendo un tasso di interesse più basso con delle risorse sia da parte della regione Liguria che da parte del credito sportivo, che sommandosi insieme consentono un abbattimento interessante del tasso di interesse. E poi abbiamo in mente degli altri progetti di cui stiamo discutendo con l'assessore e che ovviamente nell'ambito della cornice che abbiamo individuato, nell'ambito di questi 30 milioni di risorse agevolate, potranno offrire delle opportunità interessanti per rimettere un po' in moto anche l'economia del territorio e ovviamente agevolare l'impiantistica di base, come dicevo prima.